vogliamo presentarvi una nuova sequenza di Pilates. Utilizzeremo ancora una volta la nostra palla Fitball, che è un ottimo strumento per far sì che ogni esercizio diventi ancora più intenso e ancora più efficace. Come sempre, noi partiamo già da degli esercizi in fase attiva, quindi vi suggeriamo di fare un piccolo riscaldamento prima di iniziare la sequenza che vi proponiamo. E il nostro primo esercizio parte in posizione sdraiata a terra, supina, pancia in su, con la palla davanti a noi, sulla quale andiamo ad appoggiare i nostri piedi e i nostri talloni. Faremo un roll up e quindi da questa posizione ci prepariamo, attiriamo bene l'addominale, inspiro, espirando, solleviamo il busto, ci troviamo in posizione e da qua sviluppiamo dei semi roll down, inspiro, espiro, scendo, inspiro e salgo. Facciamolo un po' più dinamico, fuori l'aria, dentro, fuori, dentro, ultimi due e ultimo. Ora da qua saliamo e scendiamo lentamente fino a riappoggiare completamente la nostra schiena, la testa e le braccia e le mani. Nello scendere siamo andati nella nostra C Pilates, che salvaguardia la zona lombare. Bene, da questa posizione possiamo andare adesso laterale, quindi assumere la posizione sul fianco. Mi metto sul fianco destro, così poi farò sul fianco sinistro, e abbiamo da appoggiare il piede della gamba che rimane a terra, oppure nella versione di Laura andiamo a sollevare proprio e appoggiare la gamba distesa. Dopodiché possiamo o appoggiare la testa sul bicipite o appoggiare la testa sulla mano. Io appoggio la testa sul bicipite, l'altra mano stabilizza e il nostro lavoro consiste nel preparare l'addominale, inspiro, e portare la gamba avanti. Dopodiché, aiutandoci con la gamba in appoggio sulla palla, portiamo la gamba dietro. In. Es. In. Es. In. Es. Gamba tesa, inspiro, espiro dietro. Inspiro, espiro avanti. Ora andiamo a fare tre piccoli molleggi dietro e 1, 2, 3, avanti, dietro, 1, 2, 3, ultima volta, avanti e dietro, 1, 2, 3 e stop, cambio. Voi potete farne anche di più se lo desiderate. Andiamo semplicemente sull'altro fianco e ripetiamo la stessa sequenza. Quindi ora rovellerò la schiena, assumo nuovamente la posizione con il braccio disteso, appoggio il mio piede sulla palla, stendo la gamba con cui lavoro, mi preparo, attivo la powerhouse, sollevo la gamba, porto la gamba avanti, inspiro, espiro dietro, inspiro, espiro avanti, inspiro, espiro dietro, ancora due volte, in, es, in, es, ultimo, in, es, e ora partiamo con i tre molleggi. Inspiro e 1, 2, 3 e ritorno. E ancora inspiro e 1, 2, 3 e ritorno. E l'ultimo, inspiro ed espirando. E stop, rilassiamo e torniamo in posizione supina, pancia
poggiamo le gambe a terra tenendo tra le gambe la nostra palla, ci solleviamo con un roll up, inspiro ed espirando, vengo su, piccolo spine stretch, allunghiamo, appoggiamo un pochino le mani sulla football, piccolo relax, inspiro ed espirando ritorniamo in stazione seduta, pronti a proseguire con una sequenza di esercizi che prevede ora di posizionarci dietro la palla. Comincio a posizionarmi in modo tale da assumere la posizione, poi lo farà subito dopo Laura. Quindi ci posizioniamo con la palla vicino all'addome e rotoleremo sulla palla, una sorta di camminata in questo modo, e ci troveremo in posizione braccia distese, gambe in appoggio sulla palla, addominale attivo. Ora anche Laura sta raggiungendo la posizione dalla quale lavoriamo sulla scapola isolation, quindi braccia distese, lavoro su un movimento, un micro movimento di scapole e spalle. Inspiro ed espiro. Lavoro di precisione. Mi raccomando, tenete le braccia distese. Ultima volta. Benissimo. Dalla posizione ora in cui siamo, andiamo a lavorare sul sollevare alternativamente mano destra e mano sinistra, gestendo il peso sull'addominale tramite l'appoggio delle gambe sulla palla. Quindi inspiro e sollevo, appoggio. Sono piccoli movimenti anche veloci, con un'alzata della mano anche relativamente modesta. Uno, due, impegnativo, grande coordinazione. Adesso andiamo a lavorare invece con l'avvicinamento delle ginocchia al petto con un bel lavoro addominale. Inspiro, espiro e chiudo, avvicino la fronte alle ginocchia e estendo. Inspiro, espiro e chiusura. Inspiro, espiro, distensione. Ultimo, inspiro, espiro, chiusura, inspiro, espiro, distensione. Stesso lavoro andando con delle torsioni, quindi avvicino le ginocchia al gomito destro e sinistro, inspiro ed espirando, vado sulla laterale, inspiro, espiro, torno al centro, inspiro, espiro, vado sul laterale, inspiro, espiro, torno al centro. Ultima volta, in and out, in and out, controllo, in and out, in and out. Andiamo un attimo ad arretrare, così riposiamo e rilassiamo un po' le braccia, anche per Laura, il ritorno, piano piano. E piccolo recupero, questo è un lavoro che stressa abbastanza anche l'appoggio delle mani, quindi principalmente il polso. Se non siamo particolarmente abituati e allenati, è meglio fare un piccolo stop, perché adesso proseguiamo con altri esercizi sempre nella posizione che avevamo poc'anzi. Se volete, durante la pausa, proprio per quello che diceva David sul sovraccarico sui polsi, potete fare un lavoro di scioglimento appunto dei polsi per qualche secondo, insomma, per riattivare la mobilità. Bene, riprendiamo quindi la nostra posizione. Faccio partire prima Laura questa volta, così si riposiziona nella postura che abbiamo assunto precedentemente. Anch'io parto subito e mi attivo per essere pronto.
e quindi ruotiamo, camminiamo di nuovo in avanti, scivoliamo, ci prendiamo la posizione. Il prossimo esercizio consiste nel sollevare la gamba destra e nel riappoggiare sulla palla, per poi sollevare la gamba sinistra e riappoggiarla sulla palla. A questo movimento associamo anche un innalzamento del bacino puntando il coccige leggermente verso il soffitto. Quindi pronti? Inspiro, espiro 1 e scendo. Inspiro, espiro 2 e scendo. Ancora una volta, in and out. In and out. Ultimo, in and out, in and out, molto bene. Piccola variazione, faremo due movimenti con la gamba sollevata per poi cambiare ed eseguirne due con la gamba sollevata a sinistra. Cominciamo con la gamba destra, sollevo e da qua per due volte, uno, due. Cambio, appoggio destra, preparo sinistra e via. Uno, due, riappoggio e piano piano possiamo camminare di nuovo indietro e ritrovarci in posizione di partenza. Scarichiamo con le mani in appoggio sulla palla con uno stretching, inspiro. Ed espirando, rilassiamo collo, spalle, zona lombare. Possiamo fermarci a fare anche due o tre respiri per recuperare. Dopodiché, inspirando, preparo ed espirando, riprendo la posizione schiena eretta. E siamo arrivati alla conclusione anche di questa piccola sequenza. È una piccola sequenza, come avrete potuto notare anche dai nostri video precedenti, se li avete visti. Preferiamo fare meno diciamo posizioni per farle bene e in modo intenso ed efficace. Quindi vi aspettiamo alla prossima e grazie da Laura e da David. Ciao. A presto. Ciao. A presto.